Vax & Go, come nasce questa iniziativa? Nasce come un'iniziativa che vuole invitare tutti i cittadini che ancora non hanno avuto modo di vaccinarsi a vaccinarsi comunque prima di partire o arrivando qui a Fiumicino. Quindi è un'iniziativa che viene incontro ai cittadini, che facilita l'operazione di vaccinazione. L'idea è anche che un posto come l'aeroporto è un posto dedicato al gusto del viaggiare, dell'incontrarsi, dello stare insieme, quindi quale posto migliore di questo per completare la vaccinazione e poter viaggiare in modo sicuro per sé e per gli altri. In vista dell'introduzione del Green Pass, che probabilmente, lo ha detto Draghi, potrebbe essere anche obbligatorio sui mezzi di trasporto di lunga percorrenza, pensa che questa misura potrà agevolare i turisti, i viaggiatori? Assolutamente sì, questo rende più sicuro i viaggi e quindi facilita proprio lo sblocco di una serie di attività, in particolare molto importante per il turismo e poi un domani per la ripresa delle attività produttive a settembre e per la ripresa della scuola a settembre.